Paolo, buon pomeriggio. Grazie Jacopo, buon pomeriggio, un saluto come sempre ai nostri telespettatori. Hai detto bene, siamo a Vasto, siamo al confine ovviamente con il Molise e parliamo di turismo balneare perché siamo alle porte di una stagione che sarà davvero particolare, ma a Vasto già si lavora in prospettiva delle prossime settimane e parliamo di questo con Pier Giorgio Molino, presidente del consorzio Vivere Vasto Marina. Buongiorno, buongiorno. Molino, grazie per aver accettato il nostro invito. Dicevo, voi state già lavorando in prospettiva perché avete firmato questo protocollo davvero importante sulla sicurezza nelle vostre spiagge in vista della prossima stagione balneare. Assolutamente, come consorzio noi raggruppiamo i vari operatori turistici e commerciali, in primis quelli del settore balneare. Il nostro turismo è chiaramente incentrato sul turismo balneare e abbiamo voluto, assieme alle tre sigle sindacali che raggruppano tutti i balneatori posti nella nostra città su Vasto, firmare questo protocollo. Il protocollo d'intesa altro non è che un messaggio di sicurezza nei confronti dei fruitori che si chiedono nell'insicurezza del momento quale sarà la stagione turistica a venire. Volevamo semplicemente rassicurarli e dirgli che i balneatori di Vasto faranno di tutto per preservare la loro sicurezza e quindi la salute, e adotteranno tutte le misure atte ad evitare che vi siano pertanto incidenti, insomma. Siete pronti comunque a riaprire le vostre strutture qualora dovesse arrivare l'ok? Si pensa ai primi di maggio, ovviamente in attesa del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Chiaramente in attesa del decreto e della fase 2 noi ci siamo preparati. Anche in attesa di ricevere quelle che saranno le misure che chiaramente il governo imporrà per mantenere in sicurezza le attività, attuando proprio con il buon senso, fermo restando quelli che saranno gli obblighi successivi, determinate misure. Paolo, certo, noi siamo a Vasto, ovviamente, scusami, una questa mattina avevo, abbiamo ascoltato anche relazione... la voce. Sì. Proprio in relazione al servizio precedente, io volevo fare una domanda a Pier Giorgio Molino, a cui do il buon pomeriggio. Prima abbiamo sentito Flaviano Montebello nel servizio precedente che ha detto i balneatori hanno già comunque delle idee, adesso al di là di quei box in plexiglass che penso siano stati una butade così, giusto per darsi un'idea. Ecco, volevo capire se c'erano già delle idee e quali fossero, perché poi è chiaro che sarà una stagione molto particolare. Assolutamente, di idee ce ne sono tante. Nel protocollo sottoscritto, difatti, che abbiamo diviso in 7 punti, vengono suddivise su vari aspetti, quindi da tutta una serie di indicazioni sulla cartellonistica da apporre all'ingresso, da quello che riguarderà i servizi ai bar, sarà implementato il servizio sotto gli ombrelloni a discapito del servizio al banco, sui protocolli da utilizzare all'interno per la ristorazione, per il confezionamento dei cibi, insomma tutto quello che concerne le attività turistiche. Per quanto riguarda il distanziamento, che probabilmente è la cosa che interessa maggiormente, sono qui con noi dei balneatori, quindi saranno loro a entrare nel merito. Tra poco li ascolteremo, dicevo poc'anzi, siamo a Vasto e abbiamo ascoltato questa mattina anche la voce del primo cittadino di Vasto, il sindaco Francesco Menna, che ovviamente ha fatto il punto della situazione su quella che è la realtà odierna in queste settimane di emergenza sanitaria a Vasto, ovviamente facendo un accenno anche alle problematiche del settore turistico in vista della prossima stagione. Possiamo ascoltare il primo cittadino di Vasto. Sindaco, qual è la situazione a Vasto per quanto concerne l'emergenza coronavirus? È una situazione che si profila sotto controllo fin dai primi giorni. Siamo a 19 casi attualmente sui 26 che vi erano stati, stiamo aspettando 7 guarigioni, ovvero i secondi tamponi di 7 persone, quindi scenderemo quasi sicuramente a 11 casi. Frutto questa situazione soprattutto di una grande opera da parte di tante persone che non finisco mai di ringraziare, ma anche del grande senso civico e della collaborazione dei vastesi.
Quanto concerne invece l'ospedale San Pio, cosa possiamo aggiungere? Ci sono anche lì alcuni contagiati, niente di allarmante, è qualcosa di fisiologico che ci si aspettava rispetto a una pandemia, ma si garantiscono i servizi in maniera egregia, H24, è una situazione anche lì sotto controllo dal punto di vista sia epidemiologico, sia della diffusione, sia della circoscrizione del virus, grazie anche all'opera del Dipartimento di Prevenzione della ASL. Si guarda la fase 2 di questa emergenza, sindaco, al 4 maggio, a quello che potrà accadere, la città di Vasto è pronta a ripartire? La città deve ripartire, la città ripartirà perché è una città e sono cittadini che ogni qualvolta vi è una caduta hanno la grande forza, il grande coraggio, il grande senso civico di rialzarsi a essere testimonianza e anche in un certo senso emulazione rispetto agli altri, quindi esempio. Ci rialzeremo seguendo quelle che saranno le direttive del Ministero, quelli che saranno diciamo gli aiuti di Stato, gli aiuti dell'Europa, tutto ciò che il Comune potrà fare in una fase due che già ha fatto in maniera credo completa in una fase 1. Purtroppo Vasto, come tutte le città d'Italia, ma a questo punto del mondo rispetto a una pandemia, vivrà una situazione comunque di distanziamento sociale, quindi sicuramente di un turismo che sarà in netto calo, come sarà in netto calo in tutto il mondo. Bisogna fare fronte comune con i centri del Vastese, col governo, con la regione soprattutto, con i rappresentanti del territorio, con le associazioni di categoria, insomma con quella rete che ci circonda, fatta di tanti portatori di interessi, di tante persone che possono contribuire a dare una mano alle attività economiche, ai comuni, alle fasce bisognose per essere pronti alla nuova dimensione del coronavirus. Ecco Paolo, una nuova dimensione, dice il sindaco di Vasto Menna. Vasto ripartirà, così come ripartiranno tanti centri in Italia e nella nostra regione. Una nuova dimensione del turismo, chiedo a te e ai tuoi ospiti, che a questo punto, almeno per il 2020, sarà un turismo prettamente interno. Beh sì, sarà così, perché ovviamente sarà difficile poter contare sul turismo di stranieri o comunque anche di italiani provenienti da altre regioni. Ci si sta organizzando, come dicevamo prima, con Pier Giorgio Molino anche per capire come far funzionare questo distanziamento sociale. Io saluto e ringrazio Domenico Molino, balneatore, tra l'altro ci ospita nel suo stabilimento balneare da Mimì. Allora, c'è questo problema, il problema principale del distanziamento sociale nei vostri lidi, nei vostri stabilimenti. Dovrete operare secondo le direttive che dicono che bisogna stare ad oltre un metro di distanza. Certo, intanto grazie per l'opportunità che ci date. In questo protocollo noi abbiamo tenuto conto proprio di quelle che sono, diciamo, le situazioni attuali, quella che poi è la necessità di distanziamento sociale, specialmente nella seconda fase, quindi agli inizi delle riaperture. Di questo ne siamo consci e abbiamo voluto ipotizzare che in una logica di turismo nuovo, che sarà più un turismo territoriale, un turismo locale, perché i flussi non saranno possibili ipotizzarli come quelli che abbiamo avuto in precedenza, abbiamo voluto creare all'interno di questo protocollo un percorso di quotidianità che il turista possa porre in essere dall'ingresso dello stabilimento a quelli che poi sono i servizi fruiti dagli stessi all'interno delle nostre strutture, con la consapevolezza che tutto ciò deve essere svolto nella massima sicurezza. Quindi abbiamo voluto garantire a loro che la nostra professionalità ci fa anzitempo capire quelle che possono essere le norme basilari di sicurezza, a prescindere da quelle che sarà il dettato normativo che ci verrà imposto. Tanto per farla breve, ovviamente vi dovrete, tra virgolette, accontentare di un minor numero di clienti rispetto alle passate stagioni, meno ombrelloni, meno persone nei ristoranti, nei bar. Il nostro auspicio è che si torni presto alla normalità, però già sappiamo in maniera consapevole che l'inizio sarà un diverso, e quindi abbiamo già posto in essere la necessità di aumentare quelle che sono oggi chiamate distanze sociali anche nelle nostre strutture. Questo va bene a noi come classe imprenditoriale, ma vorremmo iniziare al più presto a poter esercitare. Io vorrei chiamare al microfono anche un altro titolare di stabilimento
balneare Fernando Sorgente dell'omonimo Lido qui di Vasto. Allora bisogna pensare nel concreto, ad iniziare soprattutto dalla spiaggia, come sistemare gli ombrelloni e poi il ristorante, il bar. Sarà davvero una stagione particolare per voi? Decisamente sì, noi così come enunciato nel documento che è stato proposto rispetteremo pienamente quelle che sono le disposizioni e ovviamente che cosa ci preme in primis? Che queste disposizioni che devono essere dettate sia dalla regione, dal governo o chi per esso arrivino il più presto possibile. Perché noi siamo già pronti e non possiamo essere di meno di nessun'altra realtà italiana. Pertanto, vivendo di turismo e vivendo in questo ambiente, in questo settore, chiaramente a noi preme essenzialmente avere e ricevere tutte le direttive possibili e immaginabili a stretto giro. Perché? Prima vengono varate queste norme che ovviamente suggerite dal nostro protocollo che abbiamo proposto, consolidato il tutto, noi siamo nelle condizioni di poter riavviare il tutto, ovviamente tenendo fermo restando il fatto delle disposizioni sanitarie, ma la garanzia è assoluta, nessuno avrà problemi, noi siamo pronti, noi siamo già con la testa e con le braccia al 15 di agosto, se non molto prima. L'obiettivo ora nel concreto è iniziare a lavorare nei vostri stabilimenti già dai primi giorni di maggio? Certamente, noi siamo già pronti per poter iniziare i lavori di sistemazione, così come c'è stato già enunciato, noi abbiamo fatto già i passi per non incorrere né in sanzioni né controlli inventati, pertanto abbiamo comunicato al prefetto quelli così come è stato dettato da un'ordinanza, la nostra disponibilità e ovviamente abbiamo messo delle date di inizio lavori, siamo pronti, non possiamo perdere tempo. Il fatto di non avere queste disposizioni a tempo breve, questo è un problema di perdita di tempo. Ecco Paolo, per chiudere solo una domanda ovviamente per sì. Uno dei due balneatori, insomma chi vuole rispondere, se faccio qui al microfono. Ecco. No, dico, se faccio una previsione attendendo queste direttive, Un mese di lavori per sistemare ognuno per proprio conto i propri stabilimenti, dico una data, dico un lasso di tempo giusto, congruo, un mese di tempo? Un mese è un lasso di tempo abbastanza importante, ma sicuramente anche in meno tempo i balneatori assicurano che riusciranno a mettere pronte le proprie strutture.